Allora, caro mio amico player, la situazione è questa. Hai un nuovo match con una ragazza su Tinder. Lei non ti scrive, quindi decidi di farlo tu. Le scrivi un bel messaggione ansioso della sua risposta e lei non ti risponde. Tu ti incazzi e dici che Tinder è una merda. E questa cosa capita più di una volta, di' la verità. Oggi scopriamo perché succede e soprattutto come fare in modo che questa cosa non accada più. O che accada raramente. Intanto, se ancora non mi conoscessi e questo è il primo video nel quale ti sei imbattuto, io mi presento, sono Kita e insieme a Johnny abbiamo creato questo canale che è Social Players, un canale dove parliamo di dinamiche relazionali sia per ragazzi che per ragazze. E se ti interessa scoprire le sfumature che ci sono dietro alle dinamiche uomo-donna e viceversa, ti consiglio ovviamente di iscriverti a questo canale perché qui avrai modo di imparare molto su questo argomento. Inoltre, ogni tanto ci capita anche di fare esperimenti sociali che, oltre a essere istruttivi, sono anche divertenti. Quindi, cosa vuoi di più? Ma torniamo a noi. Innanzitutto ti consiglio di guardare questo video fino alla fine, perché così riuscirai ad avere un quadro completo della situazione a 360 gradi, con annesse spiegazioni e possibili soluzioni. Iniziamo. Partiamo dalla base, indicando la possibilità numero 1, che secondo me è quella più semplice, quindi vecchio, non ci dovresti nemmeno cascare. Mi sto riferendo al fatto che può essere che ti sei imbattuto in un profilo palesemente fake. Probabilmente è un profilo che è stato creato per fare scam, oppure per cazzeggiare qualche oretta per poi essere abbandonato. In questo caso è ovvio che non ti risponda, cioè se è fake, ma di che cosa stiamo parlando? Quello che però ti posso consigliare di fare è di fare attenzione a chi dà il match, in modo tale da non perdere tempo inutilmente. Opzione numero 2, la follower digger. In pratica il secondo caso, che assomiglia un pochino a quello precedente, è che si è capitato in uno di quei profili che io chiamo appunto follower digger. Sostanzialmente si tratta di una ragazza che si è iscritta a Tinder mettendo foto accattivanti e nella bio ha scritto semplicemente: entro poco qui su Tinder, scrivimi su Instagram. O peggio ancora, non ci piazza nemmeno la frase e scrive direttamente il suo nome utente su Instagram. Questa tipologia di ragazza entra ogni tanto su Tinder per dare i match un po' di qua e un po' di là, per fare in modo che ti arrivi la notifica e tu, provandola a scrivere e vedendo che lei non ti risponde, che cosa fai? Corri sul suo Instagram e le vai a scrivere: ehi, sono quello di Tinder a cui hai dato la compatibilità, piacere. Solo che poi, guardando il suo profilo, scopri che ha più di 5.000 follower e che una volta che le hai iscritto non ti caga manco su Instagram. Ma questa non è colpa tua, semplicemente perché per quanto tu possa mandare un messaggio della Madonna, e quello che ti ho fatto prima come esempio non è uno di questi, se questa ragazza era interessata solamente ai follower e non a fare nuove conoscenze, è normale che non ti risponda. Anche qui il consiglio è quello di evitare di perdere tempo. Poi, vuoi provare? Hai tempo da perdere? Prova, che ti devo dire? Da adesso in poi invece andremo a vedere delle situazioni un po' più concrete. Quindi ti consiglio di prestare maggiore attenzione. Avanti con la terza opzione, che è la poco attiva. Semplicemente si tratta di una tipologia di ragazza che entra poco nell'applicazione. Magari una volta ogni 2-3 giorni, ad esempio. Fa qualche swipe, risponde a qualche messaggio e poi ritorna su Tinder dopo altri 5-6 giorni. Sostanzialmente in questo caso non ti devi preoccupare di una sua non risposta. Se le hai messo in match e le hai mandato un messaggio interessante, probabilmente ti risponderà. Devi solo aspettare. Infatti qui il problema non è tanto se ti risponde o non ti risponde. Il problema principale sono proprio i tempi di attesa di questa chat. Infatti in questo caso i tempi si allungano drasticamente. Sta a te quindi capire quanto effettivamente investire su questa tipologia di ragazza. Anche perché potresti rischiare di organizzare un appuntamento tipo nel 2078 o giù di lì. Opzione numero 4, la DPE, che sostanzialmente significa da poco ex. Semplicemente può essere che questa ragazza abbia disattivato le notifiche di Tinder e non sia più entrata dentro l'applicazione. Capita soprattutto nelle tipologie di ragazze che si sono lasciate da poco col proprio ragazzo. Per riuscire a trovare un piccolo sfogo esterno hanno semplicemente scaricato l'applicazione per qualche giorno, giusto per testare. In questo caso ti dico, meglio che sia andata così, perché se sta ragazza si è lasciata da poco ed è subito corsa su Tinder per andare a provare a colmare un vuoto che è dentro di lei, c'è la probabilità che questa ragazza, in questo momento della sua vita, sia emotivamente instabile. Numero 5, la not true fan. In questa opzione sostanzialmente è capitato che la ragazza ti abbia dato il match per errore. Mi spiego meglio. Ti capita mai di imbatterti in qualche profilo, magari sui social, e neanche per forza ragazze, eh? Guardi qualche foto, guardi qualche video e metti il follow alla pagina. E poi per qualche ragione tua personale riguardi dopo qualche giorno questo profilo e togli il follow. Questo vuol dire che non eri un fan affezionato di quella pagina. Come ad esempio adesso, se non ti iscrivi a Social Players, vuol dire che non sei un true fan. E quindi io adesso non ti faccio più vedere la restante parte del video, ma te lo blocco qui. Così impari a non iscriverti, maledetto ignobile. Ok, adesso che i fake fan sono andati via, possiamo tornare a noi e continuare a parlare dell'opzione numero 5. Questa cosa che sto per raccontarti capita a chiunque. In pratica, quando sei sul sito di incontro e sei nella sezione swipe, non sempre le persone sono lì a guardare ogni minimo dettaglio del profilo durante la fase di like e dislike. Di conseguenza può capitare che sta ragazza ti dà il match basandosi solo su 3 secondi in cui si è soffermata a guardare solamente la tua prima foto. Non ha minimamente guardato la seconda, la terza e così via. E magari non ha nemmeno provato a leggere la tua bio. E quindi cosa succede?
che nel momento in cui le scrivi un messaggio, lei va a leggere la vostra chat, entra nel tuo profilo, si fa un'idea più approfondita e di base sceglie di darti il bollino di persona non compatibile con lei. Questo perché magari le altre foto o qualcosa che c'è scritto nella tua bio non l'hanno colpita particolarmente e di conseguenza lei evita direttamente di risponderti. Ora c'è da dire che ci saranno sempre, per forza di cose, delle tipologie di ragazze con le quali tu non puoi essere compatibile. Questo perché è impossibile piacere a tutte. Ad esempio, sia a me che a Johnny piacciono tipologie di ragazze diverse e le ragazze stesse che apprezzano magari il mio profilo non apprezzano magari il suo e viceversa. E anche a te non possono piacere tutte, cioè, spero. Quindi comunque non piacere a tutte è un dato di fatto, ma a prescindere da tutto questo, quello che ti posso assolutamente consigliare di fare per fare in modo che questa situazione capiti il meno possibile è quello di iniziare a curare i vari aspetti del tuo profilo, sia da un punto di vista di foto sia da un punto di vista di bio, così da alzare anche la probabilità di ricevere più match su Tinder e sui siti di incontro. Allora, in verità ci sarebbero altre due possibili risposte alla domanda perché una ragazza non mi risponde su Tinder, ma mi sto rendendo conto che il video sta venendo troppo lungo e quindi probabilmente lo dividerò in due parti. Di conseguenza, se vuoi la parte 2, mi raccomando di lasciare un bel mi piace, anche perché siamo in periodo di Capodanno, quindi cioè ormai siamo tutti più buoni, è passato Natale eccetera eccetera, lascia un like. Ah, tra l'altro, questo mercoledì uscirà sia su Instagram che su YouTube una video guida per i messaggi di Capodanno della Madonna, ma della Madonna, fidati. Quindi adesso vedi tu che cosa fare. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao.